l'attivazione degli ultimi 10 varchi, 3 di natura di viabilità e 7 di natura pedonale, che vanno, quelli di viabilità, a chiudere le ultime 3 aree sprovviste di occhio elettronico che ancora in questi anni subivano una sorta di abuso nel transito, soprattutto notturno, di tutti coloro che non provvisti di permesso ZTL utilizzavano le aree sprovviste di varco per introdursi all'interno della zona. E le 7 telecamere di natura pedonale andranno di fatto, grazie appunto all'utilizzo di nuove tecnologie, a presidiare tutte quelle aree pedonali che finora erano presidiate in passato da Pilomat, che poi abbiamo presto appreso come portassero dei costi e delle disfunzioni in termini gestionali che si lasciavano preferire di gran lunga dall'utilizzo delle telecamere, opzione che abbiamo poi adottato. Quindi 7 pedonali più 3 di viabilità andranno a completare definitivamente l'infrastruttura. Che è un percorso travagliato, diciamo, che arriva a termine. In questi anni abbiamo cercato di completare tutta quanta la rete dei varchi, anche tornando indietro, come diceva l'assessore, su alcune infrastrutture che non hanno dato il risultato sperato in termini di funzionalità e costi, e con il lavoro fatto in questi mesi pensiamo di poter garantire sicurezza per quello che riguarda i cittadini che risiedono in quest'area, ma anche quelli che percorrono il centro per viverlo nelle sue varie articolazioni, da quella commerciale a quella ricreativa e enogastronomica, e garantire non solo sicurezza ma anche vivibilità, perché selezionare e impedire l'accesso ai veicoli che non ne hanno diritto migliora, pensiamo, anche proprio la vivibilità di una zona importante della città. Termi Reti, la nostra società patrimoniale che ha assunto le funzioni riguardo alla mobilità, sta facendo un lavoro che noi giudichiamo estremamente positivo e estremamente soddisfacente, e quindi pensiamo che anche in questo progetto possa mettere competenze e qualità per poter far sì che funzioni adeguatamente e che garantisca, dicevo, un miglioramento della qualità della vita della nostra città. Sono tutte i 24 varche di ultima generazione, che vuol dire che hanno una capacità di risoluzione nel controllo molto più elevata e sono varche semplificate, insomma. Per quanto riguarda il numero di permessi, poi possiamo essere ancora più precisi, noi siamo attorno a 11.000 permessi erogati, che riguardano sostanzialmente, di cui questa è la cosa importante, 3.700, 4.000 circa rappresentano i residenti e 4.000 rappresentano i disabili. Noi abbiamo messo in piedi un meccanismo per evitare le distorsioni più evidenti, più clamorose, anche quelle che danno maggiore disagio, se volete, disagio mentale. Noi facciamo la revisione sistematica che i permessi rilasciati siano ancora abbiano validità nei presupposti, quindi controlliamo che permessi per disabili non siano rilasciati a disabili che non sono più in vita, oppure che residenti, ex residenti nella zona non abbiano nel frattempo deciso di andare ad abitare da qualche altra parte e continuano a sfuggire di un permesso che non compete loro. Questi controlli li facciamo in modo sistematico.